garanzia di ovviare nelle giornate in cui serve. Tutto pronto? Partita a mezzogiorno per Cantù, finora non è stata foriera di grandi risultati. Il palleggio per Boykins, ribaltamento da parte di Giovannoni, cerca l'anticipo ma va a vuoto Jason Rich. Doverlo seguire dall'inizio e questa comunque se lasci tutto quello spazio a righe. Tiratore da due di questa Serie A, ultimi 4 minuti del primo quarto in arrivo, la finta di Giovannoni che poi sgusciando in mezzo al tiro per Koponen. Altro tiro facile come quello di Righetti in precedenza, ma sbagliato. Corre bene Hervé Touré, questo è un segnale molto preoccupante per Matteo Donicioli. Ultimi 2 minuti del primo quarto, zona panchine, Pietro Colnago. Si è lamentato Zacchetti e Lideca in un quintetto operaio per Luca Dalmonte. C'è Chiacic come detto per la Virtus. Partita bella ma non bellissima, se posso permettermi. Il blocco di Giovannoni, spazio per Boykins dietro palla, attaccando Patrizio Prato. Non palleggerei necessariamente così tanto in zona Boykins, soprattutto essendo più alto di lui. E il nostro amico Lideca è in questo momento un'ancora o meno ancora di più, infatti si è premurato di chiedere scusa alla sua panchina, però indulgeva in questi palloni. Dentro la palla per Chiacic, fuori per Langford, riposta da parte di Chiacic che stavolta nel traffico, tiro difficile che esce, altro tocco di Lideca che indirizza la palla verso il compagno e poi Lideca se la ritrova lì e se la merita tutta. Parallelo alle linee laterali, se no non hai vie d'uscita per i passaggi. Helder, piedi per terra, questo è difficile rispetto agli ultimi due fatti. Trovato Rich, il blocco da parte di Pinckney, poi Prato che al volo mette in ritmo su Diatta Gaines, pochissimo per 19 minuti. Passo tra Pinckney e Sherrod Ford, due giocatori molto simili per caratteristiche. Koponen per Ford, nessuno ha aiutato Pinckney. Chiamano i mobili di una volta, quelli pesanti. Regimental, sì, sì, le cravatte sono Luigi 15. Sherrod Ford lo insegue Patrizio Prato, Boykins ributta fuori per il tiro piazzato a bersaglio. Una Gaines che ribatta per Mazzarino, dentro per Lideca, molto ben fatto da Cantù. Lideca sbaglia, segue a tirare da vicino, poi se la difesa è così brava bisogna ogni tanto inchinarsi anche alla bravura degli avversari. Come sondiata Gaines, è una vera gemma, un diamante all'interno di una partita che non ce l'ha fatti vedere tantissimi. Questa è una buona, stavolta perde il pallone malamente Jason Rich per Gaines che si protegge, la forza nella parte alta del corpo. Rich basso come si deve in difesa contro il piccoletto che poi aggira Hervé Touré, scarica l'ultimo momento per Chiacic che mantiene l'equilibrio. Ora per Cantù, decisamente per qualità uno dei migliori attacchi di questa Lega. Gaines pochissimo ritmo, questo è un tiro fra le primissime ovviamente nel tiro dal campo e stamattina evidentemente vuoi anche per l'intervento della Virtus che adesso sta trovando tutte le sicurezze. Pata si muove sui blocchi, trovato Chiacic, altro tiro dalla media distanza e altra retina che si muove, che prende anche il tiro, trova solo il secondo ferro, finisce qui.